Per i 150 anni dell'Unità d'Italia è stata restituita ai parlamentari e ai cittadini una delle strutture storiche della Camera, l'aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, in via di Campo Marzio a Roma. Anche se adesso si fregerà del titolo di nuova aula, per deputati e giornalisti di lungo corso resterà l'auletta dei gruppi, ricca di memorie e aneddoti da tramandare ai più giovani. Chiusa dai primi anni 90 perché non rispondente alle nuove norme, il complesso riapre dotato dei più avanzati standard di sicurezza e di tecnologia nei suoi circa 2690 metri quadrati. L'aula si presenta con 286 posti, attrezzati con impianti d'avanguardia, con 10 postazioni per disabili. Sul palco, poltrone per 7 oratori. Dove c'era il vecchio ballatoio, sono stati collocati i servizi di supporto alle attività, in particolare le sale di regia, quelle per il controllo delle votazioni e 6 cabine per la traduzione simultanea. La ristrutturazione ricalca lo schema originale ed ha anche mantenuto citazioni architettoniche di una storia iniziata nel primo 600 con il convento edificato da San Vincenzo de Paoli e i suoi padri della missione. Nel 1914 il complesso, che nei secoli si era arricchito anche di una chiesa, fu assegnato in uso alla Camera e adattato a tipografia degli atti parlamentari. Nel 1919 arrivò il collegamento diretto a Palazzo Montecitorio con un cavalcavia, sopra via della missione. Nel 1966, infine, la costruzione dell'auletta. Ed eccoci al 16 giugno 2011, con la nuova veste che, accanto alle tradizionali funzioni, dovrà favorire una maggiore apertura delle istituzioni ai cittadini. L'obiettivo è di rilanciare la promozione culturale e la comunicazione, accrescendo trasparenza e visibilità dell'attività parlamentare, come è stato sottolineato nella cerimonia di riapertura con il Presidente della Camera Gianfranco Fini e gli interventi del Questore Francesco Colucci, del Provveditore alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna Donato Carlea e del Direttore della Scuola di Specializzazione per i Beni Architettonici della Sapienza, Giovanni Carbonara. Per il futuro che ne sarà di quest'aula? Cosa produrrà? Io credo che quest'aula sarà un elemento molto importante di incontri sul piano culturale, sul piano politico, sul piano internazionale per tutte le varie, i vari confronti che ci sono. Credo che deve rappresentare veramente un momento di apertura verso il popolo romano, verso i cittadini che vogliono vivere e direi anche contribuire a dare il loro contributo perché il Parlamento diventi sempre non la casa solamente dei parlamentari ma diventa la casa degli italiani.